Bene, buonasera a tutti. È un piacere per me moderare questo panel. Ringrazio ancora la BTO per l'opportunità che mi ha dato. Quest'oggi il panel che vado a presentare ha il titolo Come il digitale può sopportare un'evoluzione accessibile dell'offerta turistica. Come sappiamo bene, il digitale e l'accessibilità vanno di pari passo perché sono molto importanti entrambi per migliorare l'inclusione della destinazione. Ne parliamo con i relatori del panel. La prima sarà la dottoressa Anna Grazia Laura, che è la presidente dell'ENAT, l'European Network for Accessible Tourism. Poi parlerà appunto Roberto Vitali, CEO di Village for All. Di seguito il dottor Dino Angelaccio, presidente Itria, e last but not least Ileana Esposito e Vittorio Lepre di Cosi for You, una cooperativa molto particolare, poi ce la illustreranno loro. Allora, per iniziare, la dottoressa Anna Grazia Laura, quali sono le politiche per migliorare ancora da parte dell'Unione Europea e in generale come le tecnologie possono aiutare le destinazioni ad essere accessibili e quindi fruibili a tutte le diversità e inclusive? Grazie ancora per la pazienza e scusate ancora del piccolo ritardo. Avete 10 minuti. Dieci minuti, bene, allora parto con la presentazione, grazie innanzitutto per l'invito, nel corso della quale spero di rispondere alla sua domanda. Intanto permettetemi di presentarmi come ENAT in termini di obiettivi. Quello che è la nostra mission è quella... Prego? Funziona? Sì, funziona tutto perfettamente, lo vediamo tutto. Benissimo, è quella di rendere destinazioni, prodotti e servizi turistici europei e nel resto del mondo a tutti i visitatori, senza discriminazione di specifiche esigenze di accesso. Tutti devono poter usufruire di servizi turistici e poter godere delle proprie vacanze al momento in cui decidono di farle. Che cosa è successo di recente, da 2 anni a questa parte? Dal 2019 ad oggi, per ora, siamo passati, a causa della pandemia, da un sistema di sovraturismo ad una situazione praticamente di non turismo. Sono un paio di esempi molto eclatanti. Vediamo il London Millennium Bridge nel 2019 e ad aprile del 2020, vediamo un altro monumento eccezionale, il Colosseo di Roma, circondato da turisti nel 2019 e completamente vuoto nel 2020. Questo ci crea dei problemi di ripresa del turismo che ancora non si intravede all'orizzonte. Nel 2021, dati del... Organizzazione Mondiale del Turismo di settembre di quest'anno, ci fanno capire quanto la situazione sia ancora drammatica. A livello mondiale siamo a meno 80% sugli arrivi internazionali dei turisti. In Europa siamo al meno 77%. Nelle aree del mondo più colpite dalla pandemia arriviamo, come per esempio nell'Asia e nel Pacifico, quasi al 100%, siamo al 95%, il che significa nessun turismo. Vediamo che cosa succede con i turisti con disabilità e con esigenze specifiche. Di che cosa c'è bisogno per creare una situazione di turismo inclusivo che permetta a tutti di fare turismo? C'è bisogno di informazioni, c'è bisogno di un sistema di accoglienza adeguato e ovviamente di strutture, di trasporti e di un ambiente costruito che ci consenta di muoverci
efficacemente. Perché parlo di questo? Perché su molti di questi elementi, se non di tutti, il fatto di avere dei sistemi di intelligenza artificiale, di sistemi telematici, consente di far sì che questi elementi arrivino al turista in maniera più semplice. Parliamo di informazioni. I criteri chiamano quelli che informazioni devono essere facili da reperire, informati, accessibili. Ciò significa che la tecnologia deve fare in modo che i formati in cui le informazioni arrivano all'utente siano adeguati alle esigenze di ognuno di noi, fermo restando che poi le informazioni debbono essere affidabili, accurate ed aggiornate. Questo sistema informativo consentirà una capacità di scelta da parte del turista che non è, ahimè, sempre garantita. Nel customer service ecco un altro elemento fondamentale per fare in modo, innanzitutto, il modo di colloquiare con il cliente, e qui vediamo degli esempi di colloquio face to face, ma ci sono anche sistemi di dialogare con il cliente in varie fasi della catena dei servizi, prima del viaggio, attraverso siti web, attraverso chatbot, durante il viaggio, durante il soggiorno, scusatemi, con una adeguata formazione all'accoglienza, e anche qui si inserisce un sistema tecnologico che è quello costituito dalla formazione a distanza. Una gestione delle criticità, capacità di problem solving, quindi profilazione del turista, capire che cosa è andato e che cosa non è andato, i metodi per migliorare il customer service information, e conseguentemente poi essere in grado di informare i clienti su cosa è stato fatto per venire incontro alle loro esigenze, ai loro commenti ed eventualmente ai loro reclami. Se consideriamo quali sono i mega trend del turismo, indipendentemente dalla critica situazione attuale, ci rendiamo conto che abbiamo una domanda molto importante, molto significativa, non entro nei numeri, di turismo responsabile, di turismo etico, di turismo inclusivo, di un turismo che cerca contatti con le culture locali e che vuole contribuire al benessere economico e socioculturale delle comunità ospitanti. Un turismo a volte lento che racchiude in sé tutte le esigenze del turismo accessibile. Quindi in questo caso c'è qualcuno che mi può dire quando sto terminando il tempo per poter dire? Sì, lo dico subito, c'ha ancora 2 minuti. Mi pare giusto. Allora, impatto delle nuove tecnologie. I principali motori di cambiamento sono i big data e gli open data per elevare la possibilità di business intelligence e la intelligenza artificiale che, come ho detto già prima, consente di migliorare tutti gli aspetti del customer care e di, in pratica, personalizzare i rapporti dell'industria del turismo con la clientela. Un altro motore di cambiamento importante dal punto di vista della tecnologia sono i social media, recensioni, web reputation, e qui l'apporto del turista è fondamentale perché riesce a definire l'immagine della compagnia, riesce a trasmettere ai suoi pari i commenti e le valutazioni di quello che un'offerta turistica ha rappresentato nei suoi riguardi. La spinta politica a livello europeo si consolida nella Disability Strategy, che dall'anno prossimo fino al 2030 considererà l'accessibilità come un abilitatore di diritti per creare maggiore autonomia e uguaglianza e migliorare, secondo i dettati della Convenzione, anche l'accesso al turismo ed in particolare all'arte, alla cultura, alle attività ricreative, tempo libero, turismo e sport. In più,
l'accessibilità può fortemente essere utilizzata quale strumento per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che si pongono anche loro una, diciamo, un ambito decennale fino al 2030. Rapidamente, perché vorrei... Sì, siamo proprio in conclusione. Siamo proprio in conclusione. Allora, standard a livello europeo, approvata la ISO sul turismo e i servizi collegati e il turismo accessibile per tutti, e questo è uno strumento fondamentale per le aziende del turismo. Come procedere? Politiche e piani di sviluppo con le autorità nazionali e regionali, con gli operatori del turismo e gli stakeholder. Migliorare le competenze, migliorare l'offerta, migliorare comunicazione e informazione per aziende e visitatori. Se riusciremo a fare questo e garantire accessibilità dall'inizio alla fine per tutti, ci siamo, non lasciando nessuno indietro, avremo una situazione in cui visitatori, imprese e destinazioni saranno in un concetto di win-win-win. Mi dovete dare un minuto. Un minuto solo, abbiamo superato i 10 minuti. Ok, però credo che questo che sto per dire sia importante. Questa sarebbe stata la mia conclusione 10 giorni fa, anche se a volte dobbiamo stupirci per situazioni inaccettabili. La ministra dell'energia israeliana non ha potuto accedere alla COP26. La ministra dell'energia israeliana è una signora su sedia a ruote, e non le è stato permesso di accedere perché la sede della conferenza delle Nazioni Unite aveva troppe barriere. Credo che questo ci debba far riflettere grandemente sulla situazione ancora presente. Mille grazie. Grazie Presidente, veramente molto, molte grazie. Io proprio mi sono appassionata a questo tema, ho scritto l'anno scorso, 2 anni fa ormai, un libro su geografia e turismo inclusivo. Io sono Carmen Bizzarri, prima non mi sono presentata e questo mi dispiace, ma colgo l'occasione ora, proprio perché ho notato che il turismo, che è un fenomeno internazionale, mondiale, quindi comprende tutte le diversità ed è giusto che vengano incluse tutte le diversità, dare la possibilità a tutti veramente di fare turismo. E quindi ecco, grazie veramente, perché ecco, ci fa capire che ancora c'è molto da fare, molto da lavorare. In Italia c'è qualcuno, Roberto Vitali in particolare, che ha fatto di questo suo del suo obiettivo personale un obiettivo aziendale, e quindi ancora grazie sempre Roberto che partecipi a queste nostre discussioni e che spero ti siano anche di stimolo in qualche modo, e anche se non ci serve, e che da sempre lavora proprio sull'accessibilità, in particolare nel settore alberghiero, con Village for All. Raccontaci quello che fai e quali sono, appunto, come la tecnologia può supportare l'eliminazione delle barriere nel settore hospitality e non solo. Grazie Carmen e buongiorno a tutti. È veramente un piacere ritrovarmi a BTO a continuare a parlare di turismo accessibile, di ospitalità accessibile. BTO è sempre stato molto attento a questi temi. E, tra l'altro, io vi parlerò di V4 Insider, della nostra piattaforma tecnologica, la piattaforma tecnologica che abbiamo creato proprio per il turismo accessibile. E alla fine vedrete i collegamenti anche con le precedenti edizioni del BTO. Allora, partiamo da qui. Intanto due affermazioni dalle quali io parto sempre: le persone disabili che fanno turismo sono turisti.
E chiaramente la nostra mission, la mission di Village for All, è quella di garantire a ciascuno la sua vacanza. Dobbiamo anche cominciare a probabilmente cambiare un po' i paradigmi con cui in questi anni è stato affrontato il turismo accessibile. Io prediligo un po' il termine dell'ospitalità accessibile, perché siamo nel mondo del turismo, ci occupiamo di ospitalità, non siamo nel mondo del building, dell'edilizia. Quando siamo in quel contesto possiamo parlare di abbattimento e barriere architettoniche, forse, anche se non sono molto d'accordo, ma preferisco parlare di un'ospitalità che diventa accessibile, perché deve saper rispondere alla diversità umana, alla diversità delle esigenze che le persone esprimono. Credo che questa immagine sia abbastanza chiara. Noi non possiamo più continuare a ragionare su degli standard che prevedono lo stesso modello con cui facciamo la grappa, no? Buttiamo via la testa, buttiamo via la coda, cioè buttiamo via i bambini che sono troppo piccoli, gli anziani che sono troppo vecchi, quelli che hanno qualche acciacco durante la vita, e teniamo solo lo standard, il nostro Mino di Vitruvio, giusto per tornare all'edilizia o le modulor di Le Corbusier. E se cominciamo ad approcciare il turismo accessibile dal mondo dei bisogni, dal mondo delle esigenze, cambiamo completamente paradigma e vediamo come ciò che succede oggi non è assolutamente adeguato a ciò che richiede il mercato. L'accessibilità oggi è una dichiarazione di accessibilità che viene fatta, viene richiesta a un direttore di un hotel, a un direttore, un responsabile, un proprietario di una struttura ricettiva, che possiamo, al quale possiamo chiedere di essere un esperto di diritto del lavoro, di mercato, di ospitalità, di turismo, ma credo che possiamo anche chiedergli di essere un esperto di diversi modelli di accessibilità. E quindi la cosa succede? Che poi la richiesta è: chiamo il mio tecnico, gli dico: senti, io abbatto le barriere architettoniche, sono a posto, sono in regola. Sì, ok, io ho fatto l'abbattimento delle barriere architettoniche, sono accessibili. Quindi in realtà questa è una dichiarazione di aver rispettato le norme. Tutti le rispettano, perché sennò non sarebbero aperti, perché le amministrazioni che devono controllare ti farebbero chiudere. Ma noi abbiamo a che fare con degli ospiti, abbiamo a che fare con delle persone, ognuna delle quali ha le proprie esigenze. Non possiamo approfondire questo logo e capire se una persona ha una disabilità motoria o sensoriale della vista, dell'udito, ha determinate esigenze, per capire quanto la struttura risponde. E quindi non è garanzia di qualità, e soprattutto dobbiamo metterci nella testa che non esiste solo la disabilità motoria. Per questo noi abbiamo creato questa piattaforma W4 Insight, che ci permette di fare che cosa? Intanto di lavorare e di raccogliere dati oggettivi direttamente sul posto, misure, larghezze, dimensioni, organizzazione dei servizi, ciò che serve alle persone che hanno un'esigenza, per comprendere se la struttura è adeguata alle sue esigenze. Perché quando io dico che le persone disabili che fanno turismo sono turisti, vuol dire che sono persone che cercano un luogo di vacanza adatto alle proprie esigenze. Quando dico devo garantire a ciascuno la sua vacanza, significa saper rispondere alle esigenze del turista, ma quello che succede è per tutti i turisti. Allora con questo sistema, raccogliendo dati oggettivi direttamente sul posto, potremmo avere una banca dati con informazioni precise e puntuali per rispondere al mercato del B2B, ma anche al mercato del B2C. Questa è ovviamente una piattaforma professionale, l'hai detto prima bene tu, Carmen. Siamo nati come progetto sociale Village for All ed è diventata un'impresa, e dal 2010 svolgiamo attività come impresa, quindi ormai sono più di 13 anni che facciamo questo lavoro. Abbiamo sviluppato questo sistema con una metodologia, degli algoritmi anche per classificare le strutture. È insufficiente, cioè è sbagliato dire una struttura è accessibile o non è accessibile, esistendo diversi modelli di accessibilità e una quantità incredibile di esigenze che le persone hanno. Noi dobbiamo capire non tanto se la struttura è accessibile o non è accessibile, ma qual è il modello di accessibilità che la struttura può offrire, per cos'è più vocata, e soprattutto dobbiamo poter rispondere alle esigenze delle persone di approfondimento. Io posso aver bisogno di sapere se il letto è alto 45 o 50 centimetri, quanto spazio c'è di fianco al letto, se la mobilia all'interno della camera
è mobile o meno, ma le stesse cose mi servono per la sauna, per la piscina, per il bagno turco. Ho bisogno di avere le informazioni sull'accessibilità su qualsiasi dei servizi che sono all'interno della struttura che voglio visitare. Allo stesso tempo, questa piattaforma, oltre a darci un punteggio che non classifica la struttura, ma aiuta le persone a comprendere qual è il livello di accessibilità per determinate tipologie di esigenze, e quindi facilita la scelta, ma poi è in capo alla persona comunque chiedere le informazioni che servono effettivamente per poter scegliere per le proprie esigenze. Permette anche di sviluppare un piano delle migliorie possibile. Quindi, ultimi due minuti. Faccio un audit, so che quella struttura ha determinate caratteristiche e sulle quali io posso offrire dei miglioramenti e dei suggerimenti per migliorare l'accessibilità. 3 anni fa abbiamo presentato il progetto Bibione Destination for All proprio a BTO. Il risultato è in questo schema che vi faccio vedere. Con Evo4 Inside abbiamo monitorato, raccolto tutte queste informazioni, abbiamo fatto lo screening a tutta la DMA e oggi possiamo dire che Bibione è una città che ha guadagnato una reputazione altissima dal punto di vista dell'accessibilità. Quello che vedete su Buone Notizie, la copertina del Corriere della Sera, proprio per il modello con cui si è lavorato, dove è stata coinvolta tutta la DMO e dove tutte le informazioni ovviamente sono disponibili, raccolte e sono a disposizione del turista perché possa scegliere in base alle sue esigenze. Credo che il Covid ci ha fatto capire che dobbiamo rimettere al centro le persone. Quando parliamo di sostenibilità, oggi dobbiamo parlare non solo della lampadina o del modello di raccolta dei rifiuti che differenziamo ulteriormente, ma dobbiamo anche cominciare a parlare del utilizzatore della proposta di sostenibilità, e deve essere adeguata alle esigenze di tutte le persone in qualsiasi fascia di età. Grazie Roberto di queste buone notizie che ci hai dato, veramente molte molte grazie. E a proposito di diversità, parliamo invece appunto di un turismo molto particolare con Dino Angelaccio, presidente di Itria. Buonasera Dino, e illustraci un po' quello che è questo tuo progetto di gamification molto interessante. Grazie Dino. Grazie a te Carmen, grazie anche per la possibilità e il piacere di tornare al BTO e di rivedere Anna Grazia, Roberto e Ileana. Noi siamo un contenitore progettuale che si chiama Itria, il cui acronimo sta per itinerari turistico-religiosi interculturali accessibili, e affrontiamo il tema del turismo e della cultura e più in generale della valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale nel territorio attraverso 3 strumenti interdisciplinari, che sono l'accessibilità universale, di cui è già abbondantemente stato parlato, con la centralità della persona in tutte le sue declinazioni, benissimo, del dialogo interreligioso e interculturale. Cerchiamo quindi di riprendere nel turismo e nella cultura, e quindi nei servizi che si possono immaginare per le persone, la diversità umana, che naturalmente è una ricchezza, in questo caso anche una bella opportunità. Abbiamo immaginato 1 anno e mezzo fa, anche con il sostegno dell'ENAT, quindi di Anna Grazia Laura, mi dispiace non riuscire a farvi vedere gli avatar di questo videogioco perché c'è anche Anna Grazia, ci sono anch'io. Abbiamo pensato di creare un videogioco che si chiama Discovering Diversity, promosso dal Vaticano, dalle confessioni religiose delle religioni monoteiste, dall'INAT, dal Consiglio d'Europa, da ICOMOS UNESCO, dalla Confederazione Italiana dell'Agricoltura, ed è un videogioco nel quale si affronta il tema della diversità, perché i protagonisti principali sono 4 adolescenti di culture, caratteristiche fisiche, sensoriali, religiosi differenti,
che dovranno andare alla scoperta del territorio italiano, perché il videogioco prevede un episodio per ciascuna regione, e naturalmente confrontarsi con tante situazioni reali, come il tema del cibo, come il tema del patrimonio immateriale legato agli eventi, piuttosto che a situazioni di quotidianità che in un contesto turistico, urbano, storico ci si può trovare a vivere quotidianamente. È pensato come un gioco in cui le persone dovranno, diciamo, superare dei livelli. Spesso per superare dei livelli ci sarà la necessità, è prevista la necessità anche di doversi recare fisicamente in quei luoghi, oppure di contattare persone, prevalentemente persone anziane di un luogo, di un piccolo borgo, per superare magari o trovare una soluzione a un enigma o recuperare un oggetto e andare avanti nel gioco. Dino, ti abbiamo perso. Dino? Purtroppo la connessione non è stabile. Allora, nel frattempo che riprendiamo la connessione, è molto interessante questa idea della gamification. Quindi lo lasciamo magari successivo. Dino, ci sei? No, non si sente. Si può selezionare naturalmente anche l'interprete della propria lingua dei segni, regolare la luminosità, le palette cromatiche, il campo visivo. Ma in buona sostanza è un gioco dove si affronta il tema della diversità umana in un doppio livello. Tutti possono giocare, il gioco è lo stesso in termini... Ancora qualche... Dino, non ti sentiamo. Non so se la regia può fare qualcosa. È la connessione che non è stabile. Allora, peccato, perché era proprio molto, molto carina questa idea e quindi magari la riprendiamo dopo. Intanto sentiamo allora ai nostri microfoni la dottoressa Ileana Esposito insieme al dottor Vittorio Lepre di Cosi for You. E quindi l'idea di un tour operator per le persone con diversità. Quale particolarità ha questo tour operator, Ileana? Ce lo puoi spiegare? Non hanno il microfono. Ileana? Ecco, dunque, in primo luogo nasce nell'ambito di una cooperativa sociale, e questo già rappresenta abbastanza una particolarità, quasi un unicum in Italia, perché in effetti noi ci siamo voluti specializzare, vorremmo continuare l'attività solo esclusivamente come operatori di turismo accessibile. È dal 2017-2018 che siamo operativi e abbiamo realizzato non solo escursioni brevi in Napoli e dintorni in Campania, ma anche viaggi piuttosto lunghi, e volevo iniziare proprio con questo, con un video. Questo è il nostro portale, abbiamo creato un portale e questo è un nostro video che vi può diciamo illustrare brevemente come realizziamo i nostri viaggi, curando chiaramente ogni particolare, dall'accoglienza all'aeroporto con dei mezzi nostri di proprietà che abbiamo ottenuto grazie ai progetti di Invitalia. Sono un Fulmino Mercedes 19 posti con 3 posti accessibili, un Fiat con 4 posti disabili e un'auto Dacia con un posto. Siamo autonomi e quindi sin dall'accoglienza riusciamo a
sopperire a quella mancanza, diciamo quasi endemica, di mezzi accessibili in Italia. Ce ne sono pochissimi e non in tutte le regioni. Vorrei iniziare con questo video perché spero che lo vediate e a me piace molto ricordare i nostri turisti. Dunque, questo, come avete visto, è un viaggio in quelli che sono i luoghi must della Campania, fra cui Capri, che è abbastanza inaccessibile e diciamo riusciamo ad avere il permesso di sbarcare sull'isola con il nostro pulmino attraverso la prefettura, proprio perché è un mezzo omologato per disabili, quindi siamo fra i pochi tour operator che possono portare i propri clienti fin su a Capri, è cosa abbastanza difficile. Mi piace vedere questi video perché i nostri sforzi vengono premiati appunto da quello che sono la soddisfazione dei nostri clienti. Questo era un gruppo di 8 persone tedeschi più accompagnatori e finora diciamo abbiamo avuto un certo successo. Il nostro problema, cosa di cui parlerà mio figlio, è proprio dobbiamo renderci visibili, la comunicazione, farci conoscere, perché la nostra caratteristica, la nostra peculiarità sono importanti, perché l'abbiamo sviluppate da quando eravamo associazione di volontariato e abbiamo cominciato a realizzare corsi di formazione, monitoraggi, e quindi abbiamo acquisito un know-how importante ed unico nell'ambito dell'operatività del turismo accessibile. Vorrei farvi vedere anche l'altro video che è a Roma, ma non vorrei togliere tempo a mio figlio e gli do quindi la parola per quello che riguarda appunto il nostro programma proprio nel digitale, di sviluppo attraverso il digitale. Grazie. Grazie, buon pomeriggio a tutti. È un piacere essere qui e poter parlare finalmente un po' di questi argomenti, come la digitalizzazione in quello che è un settore che ne ha grande necessità. Noi parliamo, o meglio, i numeri parlano di 50 milioni di turisti disabili, considerando solo i turisti in Europa, senza contare ovviamente gli accompagnatori. Questi numeri non sono rispecchiati in quelli che sono i flussi turistici attuali. Quindi, come operatori del settore, ci dobbiamo chiedere perché. Ovviamente, come ho trovato gli interventi di Roberto e Anna Grazia molto interessanti, perché in un certo modo sono la base del nostro ragionamento. Da una parte, sicuramente, come Roberto ha detto, devono esserci degli standard per le strutture ricettive, ci devono essere più informazione, più chiarezza, e d'altra parte queste informazioni devono anche essere, come ha detto Anna Grazia, più reperibili e facili da accedere per i turisti. Ora, di recente io mi sto occupando di una ristrutturazione del workflow, ma in generale del business model di questa agenzia turistica, poiché la vorrei far transitare da un modello classico
a uno più scalabile e che garantisca dei servizi di più alta qualità sotto il punto di vista anche del customer service, come dicevi tu, Anna Grazia. Premesse per questo, per questa transizione sono la creazione di diversi strumenti digitali per facilitare dal punto di vista della customer experience l'acquisto per il turista con disabilità. Se mentre da una parte l'adeguamento delle strutture ricettive, sia pubbliche che private, è una questione che può essere affrontata principalmente in maniera, come dire, collettiva, istituzionale e sicuramente anche dalle associazioni di categoria, come tour operator noi ci siamo concentrati a monte, ovvero è vero che in parte il turista non trova le strutture ricettive, ma i tour e l'offerta turistica come sono presentate al turista disabile? Come interagisce all'inizio il turista disabile con quella che è l'offerta? E allora, ovviamente, è un progetto che è ancora agli inizi, ma abbiamo fatto delle survey e sicuramente delle interviste con clienti che sono italiani e nazionali, ed effettivamente il pacchetto turistico classico dell'agenzia turistica non è adeguato, o almeno la comunicazione non è adeguata. Quello che noi quindi stiamo cercando di costruire con questa nuova piattaforma è uno, sviluppare un processo di accompagnamento del turista disabile alla scelta del tour o struttura ricettiva che potrebbe preferire. Questo attraverso una serie di processi che vanno a filtrare, vanno ad accompagnare e ad aiutare la scelta del pacchetto stesso. Quindi se un turista ha un problema di natura motoria, di problemi ipoverenti, problematiche di tutt'altro genere. Sappiamo bene come le problematiche del turista disabile possono essere varie, quindi prima cosa un processo di accompagnamento alla scelta del pacchetto turistico. Inoltre, tutte le persone disabili che hanno viaggiato sicuramente potranno concordare, c'è sempre una problematica di fiducia, ovvero una persona disabile prenota o pensa di prenotare una struttura accessibile, ma in realtà poi arrivando sul luogo le cose non sono come appaiono. Quindi c'è, mentre per una persona normale che ha un problema... Hai ancora due minuti, eh? Sì, normodotata. Chi arriva in una stanza d'albergo, c'è un problema, si cambia la stanza d'albergo, essendo così ridotta l'offerta turistica per i disabili, se c'è un problema con una stanza per un turista con disabilità, il viaggio diventa rovinato. Questo porta nel lungo periodo a evitare di viaggiare, a essere sfiduciato rispetto a quella dell'offerta. In quest'ottica stiamo sviluppando un programma di video a realtà aumentata, virtuale a 360 gradi, con alcuni partner sia privati che pubblici, quindi allo scopo di far vedere al turista in maniera immersiva il luogo in cui dovrà risiedere. Questo ovviamente è un obiettivo ambizioso, perché sebbene sia una tecnologia che sta diffondendosi sempre più, rappresenta ancora uno strumento costoso da sviluppare e con grandi problematiche di natura tecnica. Inoltre il video stesso deve essere interfacciato con quelle che sono le necessità del turista, quindi cosa e come questo video deve essere strutturato per essere utile a una persona disabile, quindi non fare un video giusto per farlo, ma che dia le informazioni anche visivamente giuste al disabile. Questo può essere integrato all'interno del portale e secondo noi potrebbe contribuire a ridurre questa barriera che ancora impedisce a tanti. È ovvio che da solo questi strumenti come la gamification, altro progetto molto interessante, tutti gli argomenti di cui ne stiamo parlando devono entrare a far parte di un ecosistema, quindi standardizzazioni, capacità di offrire una buona customer experience e anche una gamification che molti magari non conoscono, ma che sicuramente è uno dei fattori più interessanti anche nel rendere coinvolgente questo genere di offerta. Tutto insieme rappresenta l'ecosistema che in futuro spero possa
favorire il turismo disabile in tutta Europa, e anche credo che questa sia la base del tuo ragionamento, Anna Grazia, che ho trovato molto molto interessante. Grazie molto Vittorio. Sì, la realtà aumentata, come tutte le tecnologie, in effetti dovrebbero essere in qualche modo supportate dagli stati per, diciamo, o comunque in partnership pubblico-private, per agevolare le destinazioni ed essere accessibili, perché in effetti allo stato attuale le attuali tecnologie possono fare tantissimo, ma non solo per le persone con disabilità, permettimi Vittorio, ma per tutti, proprio tutti. Cioè non dimentichiamo che, io leggevo qualche tempo fa, adesso non ricordo, che in realtà molti prodotti turistici che erano stati fatti, ad esempio, soprattutto per quanto riguarda l'esperienzialità per persone cieche, erano molto interessanti per le persone, come tu dici, normodotate, perché la tattilità è un qualcosa che dà esperienzialità alla persona. Quindi in realtà dà la narrazione, una narrazione particolare anche lì per le persone che non possono vedere. Questa narrazione poi significa esperienza, entrare dentro qualcosa in maniera diversa. Come appunto ci stava dicendo prima Dino con la gamification alla fine, giusto? Giusto Dino? Così magari se vuoi riprendere gli ultimi minuti. Sì, assolutamente sì, mi scuso, ma il tempo oggi è veramente disastroso e quindi non ho una buona connessione. Se vuoi riprendere, dicendo appunto che... Scusami, se vuoi riprendere dove hai lasciato, ecco. Sì, sì, stavo dicendo della possibilità di questo videogioco di permettere a chiunque di giocare, ma è anche uno strumento per conoscere e vivere le esperienze nel territorio. Soprattutto in Italia, che è un paese composto per l'80% di borghi al di sotto dei 5.000 abitanti. Quindi è una forma di rigenerazione culturale che permette di utilizzare un linguaggio universale alla scoperta del territorio. I personaggi di questo videogioco sono personaggi reali che incontrano e possono incontrare nelle fasi del gioco anche personaggi storici o comunque personaggi di fantasia, e il gioco, come stava dicendo da ultimo Vittorio, è uno strumento ancora poco esplorato come strumento di valorizzazione, ma in realtà anche da un punto di vista educativo è uno strumento capace di arrivare a tutte le fasce dell'età evolutive e soprattutto di sorprenderti, e questo l'abbiamo sperimentato noi facendo una scrittura collettiva anche con ragazzi e ragazze insieme a persone anziane per conoscere meglio le realtà, per recuperare vecchi mestieri che stanno scomparendo come tradizioni e proiettarle anche in un'ottica di contemporaneità verso il futuro. E chiudo dicendo che Papa Francesco nell'enciclica Fratelli Tutti ha rivolto a tutti un invito a costruire una fratellanza umana a partire proprio dalla diversità, come stavi dicendo tu Carmen. Quindi... E poi secondo la scrittura la sapienza ha creato il mondo giocando, e secondo me solo giocando possiamo ricostruirlo. Grazie Dino. Una domanda veloce un po' a tutti, ma soprattutto la dottoressa Anna Grazia, si parlava di certificazione. Con Roberto ci eravamo un po' sentiti tempo fa e volevamo entrambi scaricare dal sito tutti i moduli come si poteva certificare una destinazione, ed erano a pagamento. Questa cosa ci ha sconvolto, ma non è possibile. Allora ci spieghi un po' la certificazione come avviene, se solo per le destinazioni o per le strutture, e poi ecco, parliamo un po' su questo profilo che secondo me è importante, perché la certificazione, diciamo, è un modo anche per le tecnologie di entrare a far parte della nostra quotidianità. Allora, avete perfettamente ragione. Tutti i prodotti, e in questo caso i prodotti di certificazione, sono a pagamento. Lei consideri che ENAT è stato in pratica, in questo gruppo di lavoro, la persona di contatto per vedere, per contribuire ai contenuti di questa nuova regola di qualità.
ma noi non abbiamo ancora, noi non abbiamo il manuale, non ne possiamo parlare in termini di contenuti, possiamo solo parlarne in termini di avvenuta pubblicazione, ma come sempre avviene con tutte le certificazioni di qualità, anche quelle che non riguardano il turismo, quelle che sono ormai nel mondo da anni, sono tutti quanti manuali e procedure a pagamento. Inoltre questa certificazione è su base assolutamente volontaria, quindi è più che giusto, più è molto positivo che si sia arrivati a creare questo, questo livello di possibilità di certificazione, ma ahimè il fatto che costi è un fatto reale che non dipende da tutti coloro che ci hanno lavorato, ma dipende proprio dalle regole del sistema di certificazione. Roberto, sì, prego, prego. Io sapevo di aver avviato. Beh, intanto scusami, io non ero sorpreso del fatto che costassero le norme ISO, perché so come funzionano le ISO e funzionano così. Io ho poi sempre tutti i miei pregiudizi di modalità sul fatto che si certifichi un'accessibilità. È come certificare una persona, no? Abbiamo appena visto che i modelli di accessibilità sono tanti, sono vari, ma soprattutto sono personali, quindi non, io vedo molto complicato pensare di avere una certificazione che sia una risposta verticale su una disabilità. Io ripeto, e non mi stancherò mai di ripeterlo, è 30 anni che lo dico, le persone disabili che fanno turismo sono turisti, in quanto turisti vogliono fare quello che fanno gli altri turisti. La risposta non la puoi dare con una ISO. Il mondo dell'ospitalità non è un mondo che abbia certificazioni ISO di processo o di prodotto, non è una cosa misurabile con il centimetro. Certo, ci sono delle procedure sulle analisi, gli ambienti, tutto quello che vogliamo, ma vediamo che semplicemente la ISO non è applicata nel mondo del turismo e non sono convinto che sia questa la risposta. Sicuramente è più aderente la risposta delle ISO sul building, sull'ambiente costruito, cioè partire da un ambiente che sia effettivamente accessibile, che risponda al maggior numero di bisogni possibili, non risponderà mai a tutti, ce lo dobbiamo mettere in testa, ma al maggior numero di persone possibili, di esigenze possibili, significa avere una premessa del territorio, una premessa della struttura ricettiva che sia più facilmente rispondente ai bisogni delle persone. Io credo, Roberto, che questa sia l'ottica, in effetti. Fermo restando che, come tu hai detto, ogni ISO è un insieme di procedure, di sistematizzazione di quello che normalmente avviene nell'erogazione di un servizio, e quindi non potrà mai dirti è accessibile, anche perché tu sai bene che io condivido pienamente, mi sono battuta in varie, diciamo, in vari ambiti per dire che è accessibile non ha il benché minimo significato. Dire l'abbiamo ribadito anche oggi in questa non significa direi assolutamente niente, perché la domanda che viene immediatamente dopo è per chi? A chi? Quindi ecco, okay. Ecco, infatti. Però ecco, il fatto di avere in un certo senso sistematizzato alcune regole aiuta l'industria turistica a comprendere, soprattutto dal punto di vista, come dicevi tu, dell'ambiente costruito e della aderenza ai principi dello Universal Design, come muoversi. Perché diciamo che ci sono una infinità di, non dico direttive, ma un'infinità di suggerimenti, di prese di posizione, di richieste che hanno creato, soprattutto a livello transnazionale, qual è il turismo, una marea di confusione. Dino, allora, volevi dare, scusatemi se mi interrompo, l'ultimo minuto. Dino, una suggestione, che avevi alzato la mano, e poi però dobbiamo chiudere perché sennò qui mi linciano. Sì, volevo semplicemente allinearmi a quanto diceva Roberto, perché credo che l'unica cosa che si possa certificare è l'informazione. Grazie ancora a tutti, perdonatemi se vi ho un po' chiuso i microfoni o altro, ma
I tempi sono molto stretti e comunque la noi, allora, secondo me come Paese Italia dovremmo, ecco, con il PNRR aiutare tutte le imprese a, e questo appunto un po' come quello che fa Village for All, ma che fa anche Cosi for You, ma che tante voi fate, di aiutare le imprese a capire le esigenze, perché e far sì che in questo mondo così variegato tutti possono essere liberi e indipendenti di muoversi in maniera effettivamente senza condizionamenti. Grazie ancora per la vostra disponibilità a partecipare a BTO e quindi speriamo che ci vediamo l'anno prossimo con dei risultati post appunto PNRR. Grazie ancora di cuore. Grazie, grazie. Grazie, grazie, grazie.